Oh, vuole esagerando, esagerando, che tu una volta tu quando mi ci cina mia Annarella lo vuoi un passaggio, io ce la passata in fronte. E di me ne manco cocco che mi faccio fare una carotetta. Non posso manco che la offre stella, perché di me ne rimango bloccata. Vaga più il caffè. E la ora, ti ricordi quando mi stivo perdendo con il professore? Se ne vedi lo portuccio vostro. Ma quanto tempo non avevi la maglia? Questi problemi non ci stanno più, innanzitutto non scorre più, perché sotto la roccia scurriva ci mise catrale. Li avevi risolto? Sì, dall'altro lato ci mise un po' che bitume, e poi mi era avanzato un po' che asfalto, non fu fra vagatù, e ce l'ha ci piazzata con. Per quanto riguarda il fosso, non era lo stesso fratello, ci mise un bello massetto di cemento, e si ti faccia vedere là, anche che è martellato si scurre. E parlato con Don Edilizio? Gesù, tu hai trasformato un bene mobile in un bene immobile. Perché c'è la macchina che vuoi vendere a me? Tu li vendere, sai? Ma quando mai? E chi si apre con lui? Gesù, Rosario, io te la volevo regalare. Io che bello regalo, io che bello regalo volevo fare a chi stanno in croce. Già mi hai fatto un regalo come sorpresa. Comunque, Leonardo, qua dobbiamo risolvere un grosso problema, sai? Quale problema? Sì, l'amico tuo, praticamente, tu l'hai invitato a cena, a pranzo qua. Ma noi non teniamo proprio niente, perché io e Annarella... Oggi non teniamo niente, ma è finito pure il gas. Capito? È finito pure la bomba. Quindi, a mamma con mamma fai, ma ci ha portato a mangiare fuori, non lo so. Ma c'è il problema suo. Tu l'hai invitata a pranzo qua, fai un calante. Chi se qua? È un negozio di barbieri, capito? È una barberia, è un salone. Non è nuristo, scusate, non è per voi. Questa idea mi piace però. Mi piace. Anna fa manicurista, allora, non fa cuoco. Allora mo facciamo una cosa, giusto per festeggiare l'incontro, vado un attimo al bar, compro due pasticcini, visto che un gas non ci sta più, e vado. Vado, un attimo, non per visto 10.000 lì. Ma certo non faccio. Vabbè, allora faccio debito. Oh, non ho pochi caffè. Vabbè, vado al bar, ordino la roba e lo porto. Avete visto che guai che abbiamo passato con Leonardo qua dentro e qua? Sì, Pensato, dopo tanti anni. Ma che sei niente, fratello mio? Sai, se... Niente, hai una... Si è acconciato hai un ave, diciamo. Che è successo? Che è successo? Non mi crederete. No. Sapete che c'è sta a capo? Sì, sa. I carabinieri hanno andato a sud. La vita è carne. No, ma hanno portato la mano. T'hanno portato la mano. Sta dando i cartelli alla cosa. Ma fatto schifo Mariola la mano. Oh, Mariola ha detto, mi dovete scusare, ma io non sapevo che la macchina era del protagonista del Giuse. Scusate, ma... Maetto Mariola. Non mi credevo che la macchina era del protagonista del Giuse. Protagonista del Giuse. Mariola, così chi? Chi la coppola? Tu, a te, a isso, o protagonista del Giuse. Ma fa un favore, ma te, o protagonista non giunge. Chi sei più scemo te, o Mariolo? Allora, a chi vai dicendo che fai un protagonista, tu qua a te? Hai visto? E allora, ma io ho il sacco di ring, che sei l'ultima puntata, noi. O riesci a fare tu qua, non che tu vuoi. Sono d'accordo, perché se no veramente fai solo tu e puntato non giunge, e basta. Ma quello che significa? Ognuno tiene i fans suoi. Quando va a roba la macchina, pure a voi, prima... Ma mangiare l'amico tuo, prima che scrivono un coppo quartiere. E noi i fans scemo, ne tenivo. E l'amico mio, non può sapere, non era venuto a mangiare a casa. No, è che... Hai detto che sei spruto e fa una puntata, rito giunge insieme a me. Ah, tu, Rosario, voi siete Rosario. Lo sai, tu volevi fare una puntata in dogno? Guardate per televisione, mi è piaciuto quello che fa. Ti è piaciuto? Ho detto, allora, ci stanno posticine per noi. E l'hai fatta la puntata? Sì, con te? A me mi ha fatto molto piacere. E mi porti a mangiare tutto quanto, poi fatto che hai fatto la puntata. Che bella rimane, che scherzo. C'era tutti 50.000 lì, è pure un gira da camera, vero? Ma vada bene, per piacere. Di che bella rimane, arrivederci. La seconda puntata, quanta fa? Chi sei, amico tu? Belli figli. È tutto chiaro, Leonardo? Facciamo una cosa, ma te lo ripeto un'altra volta. Allora, Leonardo, se viene qualche cliente, fallo accomodare, dici però 2 minuti viene Don Ernesto. Non gli rinda a cucinare un caffè perché l'ultima volta mi è schiattata la macchinetta. Non ti fate le visite, non ho cucinato perché sono in giro.
insomma corrente. Non toccarate perché stai già sintonizzato in coppa radio che mi piace a me. Non tocchi verde donna Ernesto, mi raccomando. E non fa prego vuoi fare davanti con l'aspira povera cadente perché l'hai scassata. E mi raccomando, non basta un passeggio perché questa, vedi, si è rovinata già. E Leona, mi fa un piacere, l'ultimo piacere che sto mondo. Non toccare schiuma da barba, detersivo, niente, perché fai solo guai. Ok? Tutto chiaro, io vado e vengo. 2 minuti, un servizio veloce, 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 va bene? E non ci ho dice la donna Ernesto.